Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi ero qui a rispondere al messaggio di uno di voi che mi scriveva su Instagram riguardo a come smettere di allattare di notte. La vostra domanda sul fatto che non troviate più quel video, sì, è vero, non è più online. L'ho tolto semplicemente perché ciò che avevo esposto erano i consigli che avevo letto su un determinato libro, ma non era poi effettivamente tutto ciò che avevo applicato io con la mia bimba, quindi preferirei invece esporre ciò che è stato praticamente utile a me, cioè ciò che è servito a me per smettere di allattare di notte. Se può essere utile anche a voi, proseguite pure nella visione del video. Ciao! Allora, intanto partirei da una doverosa premessa che è quella di ricordare sempre che ogni situazione è a sé, ogni bambino è a sé, ogni situazione familiare è a sé, ogni mamma è a sé e ogni motivazione è personalissima. Perciò do per scontato che se avete intenzione di smettere di notte, avete già le vostre validissime ragioni. E tengo anche a fare questa distinzione ben grande tra smettere di allattare di notte e smettere di allattare punto. Per come ho fatto a smettere di allattare, c'è un video a parte di cui vi metterò il link qui su o comunque sotto sempre in descrizione al video. Invece qui parliamo di come smettere di allattare di notte e questo non comporta il fatto di smettere di allattare punto. Anzi, io sono assolutamente pro e a favore dell'allattamento a richiesta il più possibile prolungato nel tempo, perché è risaputo e sono risaputi gli enormi benefici che possono trarne sia il bebè che la mamma stessa. Quando ho smesso io di allattare di notte, quando ho deciso di smettere io di allattare di notte, all'età compiuta di vita della mia bimba, probabilmente con il senno del poi magari avrei smesso sicuramente anche un po' prima, decisamente prima, però questo per dirvi che io sono giunta a questa decisione solo quando proprio avevo proprio fisicamente bisogno di ricominciare a dormire, perché per un anno intero ho aspettato che la mia bimba prendesse un ritmo più naturale, e per naturale intendo semplicemente riuscire a dormire anche di notte, e ero convinta che questo potesse accadere a poco col crescere della mia bimba, mentre più cresceva la mia piccolina e più si accorciavano le tempistiche della poppate, ossia magari se inizialmente me la chiedeva ogni 2-3 ore il seno, a lungo andare a poco questo stava diventando invece sempre più, questa richiesta era sempre più repentina, ed ero arrivata ad allattare la mia bimba ogni ora, massimo ogni ora e mezza, quindi ero veramente esausta, non avevo più energie, insomma. Avevo capito che dovevo assolutamente risolvere la questione e cercare di far dormire di più la mia bimba, e ho riscontrato una netta, netta differenza da quando ho tolto il seno la notte a quando lei ha cominciato a dormire. Detto questo, cioè chiunque se la sentisse di continuare assolutamente ad allattare anche di notte e questo non creasse alcun tipo di problemi neanche durante il sonno notturno dei vostri bebè, ovviamente, o bimbi, ovviamente continuate a farlo e non sono io assolutamente a dire che sia la scelta migliore smettere di allattare di notte. Ma nel mio personalissimo caso ho riscontrato che una volta smesso di allattare di notte, e la situazione è cambiata drasticamente, la mia bimba ha cominciato a dormire tutta la notte. O quantomeno, perché qui è importante fare una giusta precisazione, è risaputo che i neonati, anche i bambini fino ai 4-5 anni di vita, insomma, hanno naturali e fisiologici risvegli durante la notte che sono normalissimi e che continueranno sempre ad esserci. Qual è la differenza tra un bambino che non chiama la mamma durante la notte una volta che si è svegliata e un bambino o neonato che invece lo fa? È che il bebè che non lo fa più è in grado di riaddormentarsi da solo, sa che può farlo e quindi riesce. E in autonomia, o magari con una coccola o un semplice gesto, si rimette a dormire. Allora, per riuscire a smettere di allattare di notte, ho cominciato a lavorarci di giorno, nel senso che lavorandoci di giorno, questo ci avrebbe facilitato poi l'attuazione anche durante la notte. E che cos'è? Semplicemente cercare di non far addormentare il bebè al seno. Attenzione, ricordo che non parliamo mai di bimbi al di sotto del quarto mese di vita,
ma possibilmente anche oltre, cioè finché potete allattate sempre e anche di notte. Prima del quarto mese di vita, cioè fino al terzo mese compiuto del vostro bebè, non potete assolutamente togliere il seno la notte, seno barra biberon, perché comunque sono con latte in formula, quindi sono comunque equiparate le due cose. In ogni caso è importantissimo non toglierlo, perché è proprio un fabbisogno fisico del bebè stesso. Vi ricordo che non sono medico, che non sono pediatra, sono solo una mamma che condivide con voi tutto ciò che è stato utile in me e che mi ha seriamente aiutata nel togliere il seno la notte. Quindi dicevamo, se noi cerchiamo di non far addormentare il bebè sul seno, questo durante il giorno, stiamo cercando di trasmettere al bebè un concetto importante, che è quello di riuscire ad addormentarsi da solo. Lui capirà che può anche addormentarsi indipendentemente dal seno. Quindi ci sarà il seno, dovrà assolutamente essere nutrito fino alla fine, ci sarà la coccola, il momento del rilassamento, ma non arriveremo a farlo addormentare sul seno. Questo dovrà farlo invece in altro modo, insomma, che sia nel letto, nel lettone, anche in braccio. L'importante è che non sia associato al seno. Perché lavorare di giorno? Perché di giorno il bambino, il bebè, il neonato, è molto più reattivo ed energico nei confronti di qualsiasi nuova proposta o di qualsiasi nuova abitudine, come in questo caso. Mentre di notte, con la stanchezza sia del bebè che la vostra, insomma, tutto sarà un po' più complicato. Quindi iniziamo a lavorarci di giorno e poi a poco penseremo a come affrontare invece la notte. Io do per scontato ovviamente che abbiate già visto l'altro mio video, di cui metterò il link qui o in descrizione, riguardo a come far dormire il bebè tutta la notte, più che altro per una questione di abitudini importanti e attenzioni che bisogna dare al bebè per aiutarlo anche a dormire la notte, che sia dallo stabilire importantissimo una routine, oppure ricordarsi che non vale la regola che se si stanca troppo dormirà di più poi di notte. Assolutamente il contrario, vale più che altro quel detto: più dormono e più dormirebbero, perché è assolutamente vero, i bebè hanno bisogno proprio di riposo durante il giorno, e questo vi faciliterà poi anche durante la notte. Quindi c'è un riposo nelle 24 ore, insomma, e tutta queste altre serie di tante piccole attenzioni, strategie, insomma, che bisogna a cui bisogna far caso e bisogna attuare affinché il tutto aiuti nella riuscita della notte notturna, perché questo poi è l'obiettivo finale. Una volta che la mamma ha scelto di non allattare più di notte, e questa scelta deve essere appunto personalissima, indiscutibile, e ci possono essere tutte le ragioni del mondo, ognuna diversa dall'altra, ognuna personale, e ognuna non deve essere criticata o giudicata da altri, ma ogni mamma che arriva a questa scelta sa il motivo per cui lo fa. Quindi ricordiamoci che ci vuole in questo caso più supporto che altro. Quindi, tenendo sempre a mente la vostra personalissima scelta, il motivo della vostra scelta, quando arriverete durante la notte che il bebè inizierà a piangere e a urlare, a piangere disperatamente, perché piangono e perché ha pianto la mia bimba? Giustamente, perché lei aveva l'abitudine di prendere il seno durante la notte, no? Ogni ora me lo chiedeva, ed era una dolcissima abitudine, come tale è molto dura e difficile da togliere, giustamente, perché loro vogliono far capire cos'è che cercano, hanno un'abitudine, come tutte le abitudini tentano di mantenerla anche solo per una rassicurazione, ok? Quindi qual è la differenza importante, il punto focale che mi importa sottolineare? È che io non mi sono mai allontanata dalla mia piccola. Questo secondo me è un punto importante, fondamentale, perché nel rimanere sempre vicino alla mia piccola, nonostante il pianto in quel momento, tentavo in qualche modo di farle capire: la mamma c'è, a prescindere dal seno adesso, in questo momento, la mamma sta qui con te, non se ne va, non vado via, ti ascolto e cerco di assecondare i tuoi bisogni. Come? Una cosa che a me rassicurava tantissimo era il fatto di proporle l'acqua, ossia durante la notte, sia quando appunto chiedeva il seno, dicevo: hai sete, amore? Hai sete? Vuoi l'acqua? Io ho utilizzato la Learning Cup, la tazza d'apprendimento, ovviamente. Considerate che appunto la mia bimba aveva un anno, ma già appunto agli 8 mesi, 7 mesi, 6 mesi, comunque saranno in grado di capire l'alternativa dell'acqua. Possibilmente non il biberon, perché comunque
è un'associazione che appunto poi possono fare come quella del seno, quantomeno queste, ripeto, sono personalissime opinioni di ciò che ho attuato io e pensato io. Nel proporre questo, nel proporre l'alternativa dell'acqua, vi dico anche un atteggiamento che tentavo di attuare, tenere insomma a mente durante la notte. Cosa si fa durante la notte quando ci sono queste urla, queste strilla, questo pianto forte dei nostri piccoli? Comunque sia, non ci si alza, non si accendono le luci, non si inizia a parlare regolarmente. Bisogna ricordarsi che è notte e questo messaggio deve essere passato al nostro bebè, al nostro bimbo. Quindi che succede? Si continua a parlare a bassa voce e si parla il minimo indispensabile comunque, solo per dare degli input al bebè. Non si fanno discorsi infiniti, no, sai, la mamma ha deciso di smettere. No, non serve fare discorsi infiniti. Si rimane vicino, si può coccolare, si può accarezzare, però il tono di voce rimane basso, le luci non si accendono perché c'è una differenza che deve essere netta tra il giorno e la notte, non si cambia stanza, stiamo lì, è notte, si fa la nanna. Ok? Hai sete? Vuoi l'acqua, amore mio? Vuoi l'acqua? Sono qui. Comunque io, nel mio caso in particolare, io ho praticato proprio bed sharing, ecco, parlavo di co-sleeping e in particolar modo bed sharing, cioè condivisione del letto, cioè la mia piccola stava ancora nel lettone quando aveva 1 anno di vita. Quindi secondo me, almeno a mio avviso, per come la vedo io, è molto molto consigliabile anche poter avere vicino al letto il lettino in questa fase di passaggio, no? In cui, o comunque appunto se si pratica il co-sleeping, comunque un modo per rassicurare il bebè in tanti modi, solo che si sta a letto senza prendere il seno, si dorme, in poche parole. Questo è il messaggio che entrerà, nel vostro piccolo. Se dite, ma urla così tanto, che come posso fare? La mia bimba ha urlato tantissimo, ha pianto tantissimo, l'ho fatto per 2 notti di seguito, dopodiché non è più successo, cioè dopodiché ha cominciato a dormire lei tutta la notte e vi ripeto, in queste 2 notti sono comunque sempre rimasta vicino a lei, semplicemente non le ho più dato il seno perché era la scelta che avevo fatto inizialmente e che tenevo sempre forte a mente, ricordandomi che era per un mio proprio bisogno fisico, mentale e anche per un ristoro completo che solo tramite un riposo notturno poteva avere anche la mia piccola. Perché comunque loro in questa fase di crescita esponenziale anche loro hanno bisogno di avere un sonno ristoratore, ok? E questo lo si potrà fare solo con un certo periodo di sonno continuativo, di certo non svegliandosi ogni ora, ecco questo. Per ora, queste sono tutte le cose che mi sono appuntate e che mi sono venute in mente. Se dovessero esserci particolari in più, magari li aggiungerò qui sotto in descrizione al video o comunque, come faccio sempre, integrerò con altri mini video su Instagram dove poi salvo le storie in base ai vari temi, che sia appunto lo spannolinamento o specifiche sui libri per bambini. Salvo tutto sempre su Instagram, sulle storie, cioè a posteriore del video, perché ovviamente aggiungerlo a fine editing mi risulta complicato, perciò lì invece riesco a esporre in maniera molto più veloce e immediata tutto ciò che manca. Per il resto vi dico che vi sento vicine, parlo in questo caso soprattutto appunto al femminile perché in questo caso specifico abbiate tanta forza, 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 forza a voi. So che è un momento difficilissimo, ma ricordatevi sempre che sono fasi di passaggio che poi passeranno e che quindi godetevi al massimo ad ogni modo il vostro bebè perché cresceranno in fretta, in frettissima. Se dovessero esservi stati utili questi consigli, fatemelo sapere, datemi riscontro, condividete. Vi aspetto tutti i giorni su Instagram e al prossimo video. Un abbraccio!